Il circo è fantasia, è un mondo di sogno e sparge il suo incanto su chiunque vi entri. A Monaco mi ricordo un certo Pablo Noel. Era addetto al controllo dei biglietti, ma aveva grandi ambizioni. Sollecitava il pubblico a far presto, e questo perché non vedeva l'ora di entrare nell'arena dove avrebbe finalmente realizzato il grande sogno: piegare al suo volere gli animali selvaggi della giungla. Ecco, ormai la fantasia è padrona. Lui è un impavido gladiatore. E le povere belve sembra che capiscano i modi eccentrici del loro domatore, che in fondo è una maschera, con infinita pazienza. E tollerano il suo comportamento così poco professionale. Ma lui si ritiene un eroe conquistatore. E le belve comprensive gli permettono di abbandonarsi al suo sogno. Trasformato dalla magia del circo. Questo ed altro si trova nel canale, un grande archivio audiovisivo sempre aggiornato e di facile consultazione. È importante iscriversi e invitare i propri amici a fare altrettanto, in modo da divulgare il progetto
e poter rivivere insieme emozioni altrimenti perdute.